Sentiamo i Maranza. Prego. Quello che voi raccontate, poi in effetti avete paura che i ragazzi possano prendervi come esempio? Allora, noi sui social, perché noi lavoriamo su TikTok, su Instagram e su YouTube, siamo un gruppo dove la nostra, tra virgolette, la nostra house si chiama Maranza House, dove siamo tutti noi ragazzi che lavoriamo insieme. E dove ci sono anche Ibra e Ayub, che li saluto. E il messaggio che diamo noi... Cioè Maranza House, cos'è? Maranza House praticamente è la casa che stiamo creando noi. È tipo una casa, proprio. Abbiamo comprato una casa, abbiamo investito su questa casa. Ah, cioè dove... una casa vera. Sì, con casa le porte, vera. Le finestre. Si capì. Sì. Sì. Dove praticamente noi ci riuniamo là, perché noi ragazzi non vogliamo essere giudicati da nessuno. Lì siamo liberi di fare quello che vogliamo. Ma chi paga tra di voi? Cioè, siamo tutti, abbiamo investito tutti su questa cosa. Ma ho capito, ma quello che canta così eccetera eccetera, quanti siete? Che cantano? Non fate... Ma loro fanno... Abbiamo un cantante e tre che... Ecco, io voglio sapere insieme. Una cosa e poi si va in pubblicità. Se io volessi diventare un Maranza... cazzo di te? Intanto Paolo servirebbe anche per... Allora, che devo fare? Le scarpe come me le devo comprare? Le TN, che è la cosa fondamentale dell'auto. Poi, pantaloni. Poi la tuta, che sia qualsiasi tipo di squadra. Vabbè, la tuta ve la ce l'ho. Vabbè, io ho la mia canottiera Maranza. Me la compro. Poi la cosa fondamentale, il borsello. Il borsello, però... che sia tarocco. Ho difficoltà a mettermelo. No. E poi il cappello? Di sicuro l'unica cosa che ti dico, di sicuro non devi andare in giro a dire che fai crimini, fai questo, fai quello. Noi siamo fuori da queste cose. No, vedi? Ma che c'è? Sto dicendo come faccio a diventare un Maranza. Giusto per dirti, Maranza, almeno per come ho visto che voi la interpretate la parola Maranza. No, io non interpreto nulla. Io ho visto solo dei video, io in base a quello che ho visto. Io interpreto e poi faccio parlare tutti come hai visto. Io non è che ho tappato la bocca a qualcuno. I ragazzi, come voi, però hanno parlato dei Maranza qui, in altri termini. Qui vengono spesso i ragazzi, quindi voglio dire, io almeno questo me lo riconoscerete, certo. Che forse da altre parti non vi invitano così. Va bene. Andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco.